Ora si registrerà la conferenza. Allora, benvenuti, ringraziamo tutti quanti voi per essere qui presenti, chi è collegato anche da remoto. Siamo qui per un appuntamento molto interessante e importante che rientra nei momenti socioculturali di Xperia, finalizzati alla promozione della cultura, che per noi rappresenta un elemento chiave del successo per l'impresa. Quest'anno Xperia, come gli scorsi anni, sponsorizza la più grande kermesse culturale del Sud Italia, che si sta svolgendo in questi giorni a Polignano, appunto il libro possibile. E grazie a questa iniziativa abbiamo la possibilità oggi, l'onore di avere con noi, di ospitare il dottor Taticchi, professore di strategia e sostenibilità all'University College of London, una School of Management di Londra, giusto? Nonché, oltre a dottore, anche imprenditore, speaker e autore, e dialogherà oggi con me e con Angela. Se sei d'accordo, Paolo, passiamo a darci del tu da questo Assolutamente momento in sì. poi. Perfetto. Anche perché, diciamo, abbiamo ormai rotto il ghiaccio in questi primi momenti. Allora, sei stato indicato, leggo qui testuali proprio parole, sei stato indicato dai siti Poets and Quants e Forbes come uno dei 40 migliori professionisti di business al mondo sotto i 40 anni. Inoltre, il Sole 24 Ore ti ha nominato come l'italiano più influente al mondo. Qual è la tua sensazione? Come ci si sente ad avere questi privilegi, diciamo così? Essere qui. Ah, que sia quella di per certi versi di orgoglio, perché comunque diciamo nel momento in cui uno per tanti anni lavora a testa bassa e non è visibile, poi a un certo punto diventare visibili per diciamo, il proprio operato, l'impatto dei propri progetti, sicuramente è una sensazione che dà piacere. Un pochino di rammarico per certi versi, il fatto che forse per arrivare diciamo, a quel tipo di risultato uno è dovuto andare via dal proprio paese e quindi diciamo qualche riflessione legata al percorso che uno ha fatto e la domanda se sarebbe stato possibile se fossi restato in Italia e la risposta a quella domanda la so, no purtroppo. E poi diciamo anche se vuoi un senso di responsabilità, nel senso che poi ti rendi conto che a un certo punto, nel momento in cui inizia a diventare un profilo un po' più pubblico, che fai progetti di un certo livello, puoi fare un impatto con quello che fai. E quindi diciamo, quello si porta dietro un po' di senso di responsabilità, cioè capisci che col tuo lavoro puoi migliorare il modo di fare impresa, puoi influenzare il pensiero dei giovani, puoi portare gli imprenditori a ragionare magari su temi sui quali non hanno ragionato e quindi diciamo secondo me si porta dietro anche un senso di responsabilità nel momento in cui uno diciamo, diventa visibile. Poi diciamo onestamente non credo di essere l'italiano under 40 più influente al mondo, credo che ce ne siano tanti di bravi, però ai giornalisti piace fare i titoli ad effetto. E quindi diciamo così fa piacere, però sicuramente ecco, credo l'orgoglio, le riflessioni, il senso di responsabilità, quelle sono le riflessioni a caldo che uno fa. Grazie Paolo. Dunque, tu ti sei laureato in ingegneria meccanica, sei oggi professore e vice direttore di questa School of Management, University College di Londra. Puoi raccontarci il tuo percorso e cosa ha orientato la tua carriera? Quali sono stati i momenti salienti che hanno poi direzionato il tuo percorso professionale? Sì, il mio è stato sicuramente un percorso un po' particolare. Io diciamo da bambino avevo sempre avuto una passione per l'ingegneria, però più mi avvicinavo all'ingegneria e più realizzavo che in realtà non era l'ingegneria intesa come meccanica
che mi piaceva quanto più diciamo, mi interessavano le aziende, le industrie, come funzionavano, quindi era più la parte gestionale dell'ingegneria. Io sono di Perugia, quando mi avvicinavo alla scelta di che cosa studiare all'università, avrei voluto studiare ingegneria gestionale, però ingegneria gestionale a Perugia non c'era. E quindi diciamo, mi sono trovato davanti ad un dilemma, se studiare ingegneria o se studiare economia, fondamentalmente. Queste erano le due opzioni che avevo a Perugia. Scelgo di studiare ingegneria a Perugia perché come facoltà era più solida. E quindi diciamo, studio ingegneria con l'idea di fare 5 anni di ingegneria meccanica per poi fare un master MBA. Quello era il percorso, diciamo, iniziale. Più studio ingegneria, più capisco che non volevo fare l'ingegnere, il che diciamo era stato per certi versi pianificato. A valle diciamo, degli studi di ingegneria, avevo cioè, da un lato avevo una curiosità per fare l'imprenditore, cioè sentivo uno spirito imprenditoriale dentro di me che tuttora sento. Dall'altro avevo diciamo, un interesse o diciamo, uno stimolo verso il mondo accademico che conoscevo perché mio padre è un professore universitario, adesso è in pensione, e quindi diciamo, lui in qualche modo mi spingeva a considerare l'idea di fare un dottorato, idea che non mi faceva impazzire, però allo stesso tempo ne capivo alcuni, diciamo, possibili ritorni di quel tipo di esperienza. Mi piaceva molto l'idea della consulenza, perché tutti quelli che studiavano ingegneria gestionale, l'obiettivo era lavorare con le McKinsey e BCG di turno. E quindi a un certo punto mi si apre un'opportunità che era quella di fare in parallelo un percorso di dottorato e un MBA con un professore di Perugia, che era un professore diciamo giovane, molto intraprendente, il quale aveva anche delle società di consulenza e quindi sostanzialmente mi offre un pacchetto e mi dice: guarda, vieni a lavorare con me, in 3 anni tu ti prendi un dottorato, un MBA e io ti faccio lavorare diciamo, con le mie società di consulenza se tu vuoi e ti pago extra per i progetti che fai. E quello mi sembrava un pacchetto interessante. Nel momento in cui però inserivo l'idea del dottorato, lì ho fatto la prima negoziazione della mia vita, cioè gli rispondo sì, il pacchetto mi interessa, il progetto mi interessa, però in un mondo dell'education che diventa sempre più branded, se prendo un dottorato mi serve che venga anche nel nome di una università importante, perché se no un dottorato con diciamo, l'Università di Perugia, se vuoi fare una carriera accademica internazionale diventa faticoso. Quindi gli dico: vuoi andare a fare il secondo anno? E lui mi dice: sì, ok, basta che te lo organizzi da solo. E io dico: ok, benissimo, me lo organizzo da solo. E quindi diciamo, io sono partito con questo diciamo, percorso. Poi da lì che cosa è successo? Che l'MBA mi ha dato il coraggio diciamo, di fare l'imprenditore. E quindi durante il secondo anno di dottorato, mentre ero a New York, ho fondato una società di ingegneria in Italia che tuttora esiste a Perugia, specializzata su temi di efficienza energetica e energie rinnovabili. Un anno dopo ne ho fondata un'altra che era una società di consulenza più legata a servizi tecnologici. Dopo è successo qualcosa di imprevisto, che di imprevedibile, non imprevisto. Che questo giovanissimo professore, che poi è diventato anche un grande amico, muore tragicamente su un incidente stradale all'età di 34 anni. E quello, diciamo, diventa diciamo, un grandissimo shock per me emotivo, perché è la prima volta che ho a che fare con la morte. Non avevo conosciuto i miei nonni, quindi non avevo avuto, diciamo, quel tipo di esperienze, i miei genitori erano vivi. Per me era la prima volta di perdere qualcuno di vicino ed importante. E lì, diciamo, quello diciamo, è forse il momento più importante che ha cambiato la mia vita personale e professionale, perché la perdita di Piero Lunghi, diciamo, la prima reazione umana che ho è che mi dà rabbia. E
mi dà rabbia per tanti motivi, e diciamo il secondo pensiero che subentra la rabbia è: ok, Paolo, se succedesse a te che muori a 34 anni, quale vuoi che sia la tua legacy? E questo, diciamo, inizia a essere un pensiero che mi ha tormentato negli ultimi 15 anni, e quindi, diciamo, per me è scattato un meccanismo di reazione di dire: se deve succedere a me a 34 anni, voglio aver fatto qualcosa. E quindi, diciamo, cambio totalmente marcia nel mio modo di fare, nel mio modo di pensare, e inizio a pensare più in grande rispetto a quello che era, diciamo, il mio modo di lavorare dell'epoca. E mi viene in mente che volevo fare qualcosa di grande per ricordare lui. Siccome mi trovavo a New York, mi viene questa idea di fare una scuola estiva, la prima scuola estiva dell'Università di Perugia, negli Stati Uniti, e di farla, diciamo, con il suo nome. Cioè, l'idea era di creare un'iniziativa che portasse il suo nome. Vado a fare la pitch di questo progetto al preside della facoltà di ingegneria, un po' sconvolto dal fatto che c'era un ragazzino che faceva il secondo anno di dottorato che gli stava dicendo che voleva organizzare una scuola a New York. In qualche modo però capisce che il drive, diciamo, c'era, e lui mi dice: guarda, ti do l'ok, però noi non abbiamo fondi, quindi devi riuscire a mettere in piedi questa cosa da solo. Devi riuscire a sostenerla economicamente con le iscrizioni di queste, diciamo, dei ragazzi che verranno a fare la scuola. E quindi io mi inizio a fare il mio business plan, mi inizio a studiare tutto come mettere in piedi questa cosa. Dovevo portare 27 ragazzi per riuscire a fare un break-even a New York su questa scuola. E lì, diciamo, inizio a rendermi conto che per gestire quel break-even i modi erano due: cioè, da un lato dovevo gestire il fatturato, dall'altro dovevo gestire molto bene anche i costi. E quindi, dovendo gestire molto bene i costi, ho iniziato a fare uso di quello che erano i consigli di mia nonna, che mi diceva: nella vita devi cercare di imparare a fare tante cose. E quindi inizio a imparare a fare tante cose da solo. Quindi io durante quell'inverno inizio a imparare a fare siti web, inizio a studiarmi social media marketing, inizio a fare tutte le cose che avrei dovuto comprare e che non avevo i soldi per, diciamo, perlomeno sarebbero stati mal spesi. E quindi, diciamo, long story short, riesco a fare quella scuola, riesco a portare non 27 persone, ma ne riesco a portare 37 da 6 paesi del mondo. E quello, diciamo, per me è stato una grande esperienza, perché a tutti gli effetti, dico sempre, dato la capacità di sognare in grande. Cioè, ho capito che progetti ambiziosi sono possibili, sono alla portata di tutti, se uno ci mette l'impegno, se probabilmente c'è la motivazione giusta, che in quel caso non era una motivazione economica, diciamo, se ci si impegna. Quindi da lì è iniziato poi tutto un percorso di cose in parallelo, e ho iniziato, diciamo, a frequentare New York, perché dopo il dottorato sono rimasto là. In Italia io che cosa facevo? Cioè, io all'età di, a quel punto era il 2007, 2007-2008, io avevo praticamente, stavo finendo il dottorato, avevo iniziato a fare consulenza, e avevo creato due società. Quindi, diciamo, per essere all'epoca un 25enne, ero già, diciamo, su una bella strada per certi versi. Però capisco una cosa, cioè capisco che la carriera accademica mi poteva tornare utile, perché mi ero reso conto che in Italia, da imprenditore 25enne, avevo un grosso problema: che ogni volta che andavo a parlare con, diciamo, clienti target per cercare di vendere i nostri servizi, non ero credibile perché avevo 25 anni. E avevo notato che quando mi presentavo con un biglietto da visita dicendo che ero un ricercatore, appena diventato ricercatore all'università, un pochino più di quella credibilità in qualche modo me la dava. E quindi, diciamo, la mia idea di restare all'università in realtà è stata inizialmente legata al fatto che volevo fare l'imprenditore, mi serviva un biglietto da visita un pochino più forte.
Però dopo che cosa è successo? È successo che in realtà a New York avevo avuto modo di lavorare con un professore di un'università importante, di questi che erano celebrità nel mondo, che io ho conosciuto quando lui era sostanzialmente a fine carriera, verso il pensionamento, e lui era uno di quei classici professori, un po' come faccio io adesso, ogni mese andavano a visitare qualche business school in giro per il mondo perché lo invitavano. Però lui era un professore che iniziava ad avere 76-77 anni, e quindi l'invito di andare in Perù non necessariamente lo entusiasmava più come quando era più giovane. E quindi lui inizia a fare il mio nome dicendo: guardate, io non posso venire, ma perché non invitate Paolo Tatì, che è un ragazzo in gamba, giovane, sicuramente, diciamo, vedrete che resterete soddisfatti, faccio io da garante. E quindi, io, grazie a questo professore, io a 26-27 anni inizio a girare il mondo, quindi inizio a fare lezioni a Taiwan, in Cina, in India, alle Hawaii, sui posti, diciamo, più disparati. Però, chiaramente, avendo uno spirito imprenditoriale, dovunque andavo, seminavo. Quindi, non so, vado a Taiwan e ho creato un programma di scambio fra l'Italia e Taiwan che va avanti da 12 anni. Vado in Sud America e faccio cose similari. Mi rendo conto che però diciamo, l'attività accademica mi inizia a piacere, perché scopro che la cosa che mi piaceva molto era fare l'imprenditore accademico, cioè fare, portare una mente imprenditoriale nel contesto universitario. Questo, diciamo, in Italia sarebbe stato impossibile, cioè fare l'imprenditore dentro l'università è un concetto che non esiste. Ma mi ero reso conto che in realtà nelle scuole americane c'erano ruoli molto imprenditoriali, tanto che io da quando sono andato in Inghilterra ho sempre avuto due contratti, quello da professore e quello da dirigente, dove quello da dirigente è un ruolo puramente imprenditoriale, quello che io ho sempre avuto. E quindi diciamo la mia scelta di andare in Inghilterra nasce da quello, cioè dal fatto che io volevo stare nel mondo accademico ma con un ruolo imprenditoriale, e volevo diciamo avere la possibilità di continuare a fare in parallelo altre cose, quindi di fare l'imprenditore e di fare il consulente. Qui non sarebbe stato possibile, lì è possibile. E quindi diciamo, io poi sono arrivato a Londra, a Imperial College, dove sono diventato direttore degli MBA, eccetera. Lì, diciamo, ecco, per darvi l'idea del ruolo imprenditoriale, no? Cioè io a Imperial College, come direttore degli MBA, gestivo un fatturato di 12 milioni di sterline. Quando ho fatto sviluppo del business di progetti internazionali in Arabia Saudita, ho chiuso progetti da 5 milioni di sterline. Cioè, diciamo, essere al vertice di una piccola media impresa in Italia, tanto per capirci, che è quello che a me piace. Cioè, a me mi piace diciamo, fare progetti e imprenditoria su scala globale. Dopo, chiaramente, poi le cose cambiano un po'. Nel senso che quello che è cambiato negli ultimi anni è che quegli articoli che venivano menzionati all'inizio mi hanno ridato visibilità in Italia, una visibilità che io prima non avevo, e quindi dopo subentrano, diciamo, attività un po' diverse, quindi magari la collaborazione col governo, i posti nei board delle società, quindi cose un po' diverse che mi hanno riportato a stare un po' più in Italia. Però diciamo, questo è il percorso di come sono arrivato a Londra e quello che faccio oggi. Grazie per averci fatto sognare per qualche minuto. Allora, Paolo, noi nel nostro briefing iniziale ti abbiamo raccontato un po' di Xprivia. Noi siamo un'azienda nata nel territorio qui al sud, siamo oggi circa 2.000 dipendenti sul territorio nazionale e ci affacciamo sul mondo internazionale. Quanto è importante, calando adesso la tua professionalità nella nostra realtà, quanto è importante la strategia, la sostenibilità in un percorso di trasformazione appunto aziendale? Quanto è importante e come può essere applicata? Ma allora, io credo che sia abbastanza fondamentale. Cioè, quando io penso oggi alle cose che sono veramente fondamentali per essere competitivi come azienda, sostanzialmente vedo tre grandi cambiamenti. Cioè, c'è un tema di cambiamenti legati alla riorganizzazione post-pandemica e una nuova forma di globalizzazione che sta emergendo, che quindi si porta dietro tutta una serie di implicazioni su quelli che sono i mercati internazionali che uno può aggredire, come aggredirli,
logiche di relocalizzazione che cambiano e tutta una serie di aspetti. Quindi c'è, diciamo, un aspetto di riorganizzazione del business causa, diciamo, quello che è successo prevalentemente negli ultimi 2 o 3 anni. C'è poi il tema della trasformazione digitale. Trasformazione digitale che ovviamente vuol dire sostanzialmente due cose: da un lato la digitalizzazione dei processi aziendali, dall'altro lo sviluppare modelli di business in digitale, che sono due cose diverse. E poi c'è il tema della trasformazione sostenibile. Questi, diciamo, sono secondo me tre cambiamenti che nei prossimi 7-8 anni determinano la competitività delle aziende. Quello della sostenibilità, diciamo, è forse quello più fresco di questi cambiamenti. Per certi versi forse anche quello più problematico, perché diciamo il primo cambiamento è un tipo di cambiamento che le aziende sono abituate a gestire, cioè il fatto che l'ambiente esterno cambia intorno alle aziende, bene o male, diciamo, fa parte del ruolo dei manager, degli imprenditori di gestire quel tipo di cambiamento. Il digitale è un cambiamento importante, che però diciamo ha anche molto un carattere tecnologico per certi versi, quindi ha tutta una serie di problematiche legate ai grossi cambiamenti tecnologici e di processi, però non porta ad avere necessariamente un cambiamento del mindset delle persone in tutte le funzioni di un'azienda. Mentre la sostenibilità chiama per quel tipo di cambiamento, cioè bisogna ripensare totalmente il modo di fare impresa se uno vuole ragionare su quelli che sono i propri impatti ambientali, sociali, eccetera. Per cui, diciamo, adesso diciamo per un po' di anni se ne è parlato. Adesso, diciamo, inizia a esserci un po' di azione reale, nel senso che inizia ad esserci la pressione dei governi. Quindi, nel momento in cui l'azienda, diciamo, il governo inizia a mettere dei paletti, ad esempio, legati alla reportistica, piuttosto che degli incentivi legati alla tua carbon performance, eccetera, eccetera. Quelli sono problemi o opportunità, uno sceglie come gestirli, però fondamentalmente o li vivo come rischio e problema o li vivo come un'opportunità, quindi cerco di essere un po' più aggressivo di altri. Quindi pressioni da governi, pressioni da grandi clienti, inizio a lavorare, che ne so, con aziende come Enel, come Eni, come Leonardo, che stanno a loro volta iniziando a prendere il tema della sostenibilità in maniera seria. E come lo fanno? Lo fanno andando a trasformare anche le loro supply chain, con, diciamo, approcci che sono un mix di collaborativo e non collaborativo. E quindi, diciamo, il fatto che tu, fornitore di Leonardo, devi essere net zero per il 2030 o 2050, diventa poi comunque un paletto che farà parte della tua strategia dei prossimi anni. Inizia ad esserci un interesse, diciamo, reale da parte del mondo della finanza, che prima non c'era, quindi tutto questo tema della finanza sostenibile sta prendendo forma. Ancora un po' è fuffa e un po' è realtà, però ci sono delle opportunità. Un esempio che faccio è che mi è capitato in Italia ultimamente di stare su degli eventi dove c'erano, so, responsabili di sustainable finance, di realtà come Credit, Intesa, cioè le grandi banche italiane. E diciamo loro stanno tutte, per esempio, creando nuovi prodotti finanziari, linee di credito, eccetera, che utilizzano criteri ESG per le piccole e medie imprese. E in realtà i meccanismi che hanno oggi loro di fare assessment sono molto molto base. Per cui se io sono una piccola e media impresa, ad esempio, che riesce a raccontare un po' di storia sulla sua sostenibilità, che riesce a comunicarla, a essere trasparente, oggi ho realmente la possibilità di accedere a capitale a un prezzo più basso rispetto a quello che mi costerebbe se non faccio quel tipo di lavoro. Per cui lì ci sono delle opportunità, e il motivo per cui anche alcune piccole e medie imprese iniziano a interessarsi a questa storia della sostenibilità, perché chiaramente poi il rapporto, ad esempio, con le banche serve a tutti e quindi va gestito. Dov'è che siamo? Siamo in una situazione in cui le grandi aziende hanno iniziato a ragionarci e adesso stanno iniziando ad attivare progetti di supply chain. Le piccole e medie imprese iniziano a ragionare sul tema, ma chiaramente hanno tante problematiche da dover gestire. Chiaramente per aziende quotate questo ormai inizia a essere un tema, insomma, abbastanza importante. Per cui
Io diciamo quello che vedo è che la sostenibilità e il digitale sono veramente due temi di competitività fondamentali per le aziende di domani. Ecco, ricollegandomi a un concetto dicotomico di cui accennavi, cioè fuffa versus realtà. Quando sentiamo parlare di sostenibilità, in letteratura sentiamo parlare anche del concetto di greenwashing. Quindi sì, dare un'immagine all'esterno di un'azienda sostenibile, ma che in realtà di fatto le azioni che intraprende sostenibili sono limitate e sporadiche nel tempo. Ecco, a tal riguardo vorrei chiederti cosa fattivamente un'azienda può fare per diventare sostenibile e in che modo noi giovani, visto anche la platea, maggior parte siamo giovani, possiamo fare per contribuire ad un'azienda sostenibile. Come costruire l'azienda sostenibile. Il tema del greenwashing è un tema abbastanza complicato, perché innanzitutto ci sono vari tipi di greenwashing, cioè c'è il greenwashing, quello diciamo illegale, cioè quello molto pesante, in cui io comunico magari a clienti o consumatori finali cose che non sono vere, con l'obiettivo intenzionale di sostanzialmente in qualche modo raggirare quell'interlocutore su un certo tema, no? Quindi faccio un'etichetta che è volutamente confusionaria con l'obiettivo magari di comunicare che il mio packaging è sostenibile quando in realtà non lo è. Quello diciamo è un greenwashing particolarmente pesante, particolarmente rischioso in questi giorni. Dico particolarmente rischioso perché, per esempio, in Italia, il 14 dicembre dell'anno scorso, c'è stata la prima sentenza di un tribunale italiano su una questione di greenwashing. Era una causa fatta da Alcantara, azienda diciamo fornitrice Mondo Automotive, a un altro fornitore. Questo fornitore diceva che le pelli, credo che venivano utilizzate per eseguire macchine, erano al 100% riciclabili. Alcantara, che faceva lo stesso business, dice: non è possibile quello che stai dicendo, li ha portati in tribunale, hanno perso grossissima multa, linea di prodotti bloccata, tutta una serie di grandi problemi aziendali. Quello lì, diciamo, ha creato un precedente importante in Italia, cioè ha creato, diciamo, la prima decisione legale su una situazione di greenwashing. Tanto che da quel momento c'è stato il panico diciamo di tante aziende, che prima c'era la corsa a mettere cose sui siti e sui social, adesso hanno tutti tolto cose dai siti e dai social con la paura che non fossero magari corrette. Quindi diciamo quello lì era probabilmente una situazione dove il greenwashing era intenzionale, come veniva detto in italiano, intenzionale. Poi c'è situazioni di greenwashing un pochino meno gravi, cioè l'azienda che cerca di raccontarti in maniera più colorita la propria performance su certi temi ambientali o sociali, quando magari diciamo, quella performance non è così brillante come viene raccontata. Poi c'è anche la terza situazione, cioè che quello del greenwashing è non intenzionale, cioè che io faccio degli statement che non sono magari perfetti dal punto di vista dei contenuti, e ultimamente per esempio se ne vedono tanti legati al tema net zero, che nascono diciamo come un errore per mancanza di capacità di comunicazione. Cioè l'azienda che dice noi saremo net zero da qui al 2030, quello lì è uno statement sbagliato, perché diciamo net zero di che? Perché è scope 1, scope 2, scope 3, cioè ci sono vari tipi di emissioni per cui le aziende vanno net zero. Parliamo solo di emissioni di anidride carbonica o parliamo di tutti i greenhouse gases? Quindi c'è, cioè, un'azienda che comunica quel tipo di cosa correttamente dovrebbe dire: noi abbiamo una carbon strategy per cui saremo CO2 net zero, scope 1 e scope 2 al 2030. Andatevi a guardare un po' di siti di aziende italiane, quante effettivamente comunicano bene su Climate Action, non sono così tante. Allora, quello lì delle volte è inintenzionale come greenwashing, però rischia di diventare problematico. Quindi questo diciamo per quanto riguarda la prima parte. Tra l'altro, anzi, chiudo la prima parte della domanda con un'interessante, diciamo, storia scientifica.
Cioè, sono stati fatti alcuni lavori che hanno dimostrato che paradossalmente situazioni di greenwashing potrebbero essere viste come positive nell'industria, perché sono il primo step di engagement di aziende che iniziano a ragionare sul tema della sostenibilità e che quindi poi, diciamo, evolvono da un approccio magari inizialmente più di marketing e di comunicazione, magari di greenwashing, verso approcci che diventano più seri e strutturati. E quindi in qualche modo, diciamo, fa parte di un processo di cambiamento e di transizione che molto spesso inizia con un percorso imperfetto e poi, diciamo, migliora nel tempo. Esatto. Diciamo, seconda parte della domanda, come, diciamo, si va a migliorare la propria performance di sostenibilità? Lì, diciamo, c'è innanzitutto un tema di misurarsi, cioè, qualunque, diciamo, famoso detto, no? You can't manage what you can't measure, cioè se io voglio fare una qualunque strategia dove il concetto di strategia è che vado da un punto A a un punto B, devo sapere dov'è il punto A, no? Quindi se parliamo di performance ambientale, sociale, di qualità della governance di un'azienda, la prima cosa che devo fare è un assessment ESG dove mi dice guarda che tu come azienda hai queste emissioni di CO2, guarda che tu come azienda stai utilizzando questo mix energetico, guarda che tu come azienda hai un problema di diversità o di gender imbalance nel management, guarda che tu come azienda hai un problema sulle politiche salariali, guarda che tu come azienda hai delle politiche di gestione dei fornitori che non sono allineate con gli standard del momento. Ecco, cioè, chi inizia a fare un profilo ESG ti dice quello che fa bene, quello che fa meno bene, e da lì puoi iniziare a fare un po' di strategia. Un errore, diciamo, abbastanza classico che le aziende fanno, e mi è capitato, diciamo, anche in prima persona come consulente, è che ti chiamano e ti dicono: guarda Paolo, vorremmo lavorare con te perché vogliamo produrre un sustainability report. E la mia prima, e magari è il primo sustainability report che produce l'azienda. E tipicamente la mia risposta è: domanda sbagliata. Perché prima di fare il sustainability report devi avere una strategia di sostenibilità. Perché se no tu produci un sustainability report dove racconti tutte le cose belle che hai fatto, che magari hai fatto nei tempi recenti, senza capire che la reportistica di sostenibilità, che è in primis è un atto di trasparenza aziendale, è una cosa che poi devi fare ogni anno. Quindi se tu racconti tutto quello che hai fatto quest'anno, poi sul sustainability report del prossimo anno, che ci metti? Che ci metti fra quelli di 2 anni? Cioè, racconti gli stessi progetti? Non lo puoi fare, no? E allora ti serve una strategia, cioè dove tu dici: effettivamente attiviamo dei progetti che aumentano il nostro profilo ESG nei prossimi 3 anni, e quindi fatta la strategia, poi, diciamo, diventerò anche più trasparente con la reportistica di sostenibilità. Quindi, diciamo, qual è il percorso? Il percorso nasce con il misurarsi, nasce con lo sviluppare delle strategie che, se sono fatte bene, e qui magari ci spendo un secondo, sono integrate con la strategia aziendale. Cioè, il grosso problema del passato, e diciamo uno dei grossi falsi miti da sfatare della sostenibilità, è il mito del costo. Cioè, quando parli con un'azienda, dico: ah, la sostenibilità è un costo di fare business. E diciamo la mia contropartita è: ok, ma dimmi che cosa non è un costo della tua azienda. Cioè, se tu vuoi offrire software di qualità, non ce l'hai un costo? Se tu vuoi capitale umano bravo, non ce l'hai un costo? Il problema è come tu fai a trasformare quel costo in un investimento, per cui ha un ritorno su quel costo. Allora che succede? Se io azienda, tutto quello che faccio di sostenibilità è marketing e comunicazione, dove dico spendo 70.000 euro per raccontare cose più o meno che faccio nell'ambito sostenibilità, è chiaro che quello è un costo che genera poco valore. Sì, mi dà un po' di sustainable brand, ecco, l'unico ritorno che ho. Molto diverso è se io riesco a sviluppare delle strategie di sostenibilità che vanno a impattarmi sulla strategia aziendale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io magari come azienda ho l'obiettivo di, non so, entrare con i miei servizi in certi paesi, oppure ho l'obiettivo di far crescere il fatturato con certi clienti, ho l'obiettivo di diciamo sviluppare un certo tipo di brand. Allora io posso cercare di sviluppare delle strategie di sostenibilità che
che mi aiutano realmente diciamo, nella mia strategia aziendale. Quindi faccio un esempio, ho lavorato con una società farmaceutica, lavoro con una società farmaceutica in Inghilterra, loro hanno un mercato prevalentemente inglese su alcuni paesi europei, abbiamo sviluppato una strategia aziendale, una strategia di sostenibilità abbastanza aggressiva, il brand sostenibile in Inghilterra non gli serviva, ma per esempio per entrare nei paesi nordici, scandinavi, il brand sostenibile ti serve, se no non operi sui quei paesi. E quindi diciamo lì uno può ricollegare quello che fa sulla sostenibilità sulla strategia aziendale. Quindi diciamo c'è un tema di integrazione. L'altro tema chiaramente è un tema di upskilling, cioè come tutte le cose, se uno inizia a ragionare sul fatto che il tema sostenibilità e il tema ad esempio digitale sono temi reali di competitività, io devo avere persone dentro l'azienda che sono in grado di fare strategia, di gestire operations legati a questi aspetti. Allora, che cosa succede? Che al momento non ci sono, cioè sono per un'azienda media italiana, quante sono le persone dentro un'azienda che macinano di sostenibilità? Poche. Allora, devo ragionare su come faccio upskilling su quel tema. Cioè, se prima mi serviva l'esperto, non so, di strategie di delocalizzazione, e nel tempo l'ho costruito tra figura o quegli esperti dentro l'azienda, adesso mi serve qualcuno che sappia gestire strategie di sostenibilità. Allora, lì, diciamo, c'è un problema, che questo tema è diventato urgente. È chiaro che a breve termine devo lavorare probabilmente con consulenti, con società esterne che mi aiutano a fare questo percorso, ma quella può essere solo ed esclusivamente una soluzione di breve termine, cioè medio-lungo termine, se crediamo che diventa una competenza core, me la devo costruire in house. E quindi io devo essere molto bravo nel gestire, diciamo, questa transizione dove parto con il, diciamo, nel breve termine con esterni e nel medio termine però mi sono costruito interni. Addirittura ci sono delle situazioni paradossali, cioè io ho visto situazioni in cui aziende erano totalmente in balia dei consulenti esterni. Cioè, quando io voglio fare un progetto, non so, di carbon net zero, cioè, perlomeno in azienda qualcuno che riesce a capire quello che stanno facendo i consulenti esterni mi serve, sennò sono in totale balia dei consulenti esterni. E quindi diciamo c'è veramente la necessità di fare upskilling, secondo me, su una serie di temi. Quindi diciamo io, riassumendo, misurare, strategia e upskilling. Tre passaggi abbastanza chiave. Grazie Paolo. Mi ricollego a una frase che hai detto un po' qualche minuto fa, dove si parlava appunto del fatto che in Italia sta prendendo piede adesso il concetto di sostenibilità sempre più, quindi c'è questo divario soprattutto rispetto ai paesi del nord. Hai detto prima che per operare in paesi del nord Italia ci sono delle certificazioni necessarie, altrimenti non si entra proprio sul mercato. Secondo te è possibile a stretto giro, in breve termine, a riuscire a colmare questo divario e come in una realtà come la nostra, quindi nell'ICT, come è possibile applicare queste strategie in quelle società dove noi stessi siamo i principali attori, diciamo, in un processo di trasformazione digitale? Ma diciamo, allora, sicuramente in Italia questo tema sta prendendo molto piede e non credo neanche che siamo onestamente tanto indietro rispetto ad altri paesi europei. Questo perché in Italia abbiamo diciamo, tante aziende innanzitutto importanti nel familiare. E questo diciamo c'è anche parte della ricerca scientifica suggerisce che sono aziende che tendono a pensare più a lungo termine, hanno forme di governance che favoriscono, diciamo, approcci di sostenibilità, e per cui molto spesso, diciamo, abbiamo tante belle storie italiane di aziende, magari anche molto grandi, quotate, che però si sono distinte nel mondo, quindi non in Italia, nel mondo per quello che hanno fatto. Menzionavamo prima Olivetti, diciamo, forse è una delle prime storie, no, di imprenditori sostenibili nel mondo. Ma basti pensare oggi ad aziende come, non so, la Illy,
aziende come Brunello Cucinelli, aziende come Enel. Cioè, Enel è una realtà che oggi viene riconosciuta nel mondo per il, diciamo, proprio approccio di sostenibilità, o Brunello Cucinelli Fashion. Per cui, secondo me, diciamo, non, sicuramente non partiamo in ritardo, cioè ci sono delle belle storie. E in realtà queste storie iniziano a trainare anche tutte le filiere che si portano dietro. Quindi questo, diciamo, fa sì che le piccole e medie imprese che lavorano con quel tipo di aziende oggi iniziano a lavorare su questi temi. Per cui, diciamo, sono convinto che ci arriveremo abbastanza veloce. Il tema, diciamo, è esistente, ma molto interessante, perché in realtà ci sono tutta una serie di problematiche legate alla sostenibilità che beneficiano molto del mondo digitale. E quindi, diciamo, l'ideale è attivare processi di trasformazione, diciamo, sostenibile in parallelo con quelli digitali. Cioè, così riesco veramente a ottimizzare, no, come, diciamo, come ripensare i miei processi allo stesso tempo, in chiave digitale e in chiave sostenibile. Quindi quello secondo me è un tema molto, molto interessante. Sicuramente per voi come azienda diventa anche, no, rilevante, diciamo, aspetti tipo appunto le vostre impatti ambientali, perché comunque, diciamo, siete fornitori di grandi aziende, di grandi clienti, quindi anche a voi, diciamo, servirà sempre più avere un profilo, diciamo, di sostenibilità reale, no, importante. Faccio un esempio che secondo me, che non so se magari forse qualcuno potrebbe aver visto perché era uscito in Italia su Striscia la Notizia. Un progetto che io ho fatto a febbraio, che era sulla sostenibilità della tecnologia NFT, che devo dire è stato per certi versi uno dei progetti che mi ha incuriosito di più negli ultimi mesi, che partiva da. Diciamo, da un episodio che coglie la mia attenzione il 2 di febbraio, quando il WWF lancia nel mondo una campagna NFT, progetto brillante, perché l'idea era quello di sostanzialmente fare fundraising tramite NFT e di utilizzare quello che avrebbero diciamo, raccolto per aiutare delle specie animali, ne avevano scelte 10, a rischio di estinzione. Mettono in piedi questo progetto, creano degli NFT, delle opere d'arte legate a questo animale, vanno in pubblico con questo progetto e il giorno dopo gli arriva uno tsunami mediatico perché tutti i follower del WWF iniziano ad attaccarli dicendo: perché tu, organizzazione che dovresti, tra virgolette, difendere il pianeta, stai utilizzando una tecnologia che in realtà ha un altissimo consumo energetico e di conseguenza anche un grande impatto ambientale. Lo tsunami mediatico diventa tale che 2 giorni dopo, il 4 di febbraio, il WWF decide di bloccare la campagna, scuse pubbliche sul sito web, decide di ridare i soldi a tutti coloro che avevano comprato questi NFT sul sito ufficiale del WWF e, diciamo, veramente dopo 2 giorni, no, di tsunami mediatico e quindi, diciamo, danno reputazionale bestiale. Allora, perché la situazione era interessante? Perché loro chiaramente avevano fatto un progetto innovativo dal punto di vista tecnologico, totalmente, diciamo, sottovalutando quello che era poi l'aspetto di sostenibilità di quella tecnologia che andavano a utilizzare. Fino a quel momento, diciamo, le blockchain, la tecnologia NFT, le cryptocurrencies, diciamo, ne abbiamo sempre sentito parlare male, per, diciamo, situazioni di riciclaggio di denaro, perché quello è il grosso del business al momento, riciclaggio di denaro, commercio illegale, nel mondo degli NFT che oggi vengono utilizzati per l'arte digitale, c'è tutto il problema di evasione fiscale, perché la gente non paga le tasse sulle transazioni. C'è tutta una serie di problematiche, diciamo, se vogliamo più legali, barra tecnologiche, barra sociali, cioè non si era mai parlato del tema ambientale legato a quel tipo di tecnologia. Quando diciamo, questa situazione diventa visibile, inizia a emergere il fatto che le blockchain, soprattutto quelle tradizionali, quindi diciamo, la classica Ethereum, tanto per capirci, hanno in realtà delle infrastrutture che dal punto di vista energetico sono molto
pesanti. Tanto per darvi l'idea, i numeri che giravano a febbraio erano che una transazione NFT sulla piattaforma Ethereum aveva un impatto energetico pari a 140.000 transazioni Mastercard. Quindi quella è l'ordine di grandezza dell'impatto energetico. Poi dopo uno inizia a scavare, inizia a vedere che adesso anche per il costo dell'energia stanno tutti spostando server che gestiscono, diciamo, che gestiscono queste piattaforme blockchain, ad esempio in Cina, perché lì costa meno l'energia perché la producono da carbone, quindi diciamo ancora peggio, cioè c'è tutta una complessità poi che va dietro questa cosa. Però diciamo a me perché ha colpito quella situazione? Mi ha colpito perché ho detto, bene, se questo è successo al WWF, potenzialmente può succedere a qualunque azienda che si posiziona nel mercato come un'azienda sostenibile, cioè può succedere alla Nike, può succedere alla Patagonia, può succedere a Enel nel momento in cui vanno a fare quel tipo di progetto. Quindi noi mi è venuta l'idea di fare, diciamo, un progetto che abbiamo chiamato l'NFT Sustainability Manifesto, dove sostanzialmente io ho scritto un manifesto dove invitavo le aziende del mondo a utilizzare questa tecnologia ma in maniera responsabile. Che cosa voleva dire utilizzarla in maniera responsabile? Vuol dire sostanzialmente in questo stadio fare due cose. La prima è cercare di scegliere delle blockchain che sono più efficienti. Ed oggi ce ne sono alcune che dal punto di vista energetico sono meglio di altre. L'altra, cercare di ragionare, è molto difficile, su quelle che sono le emissioni di CO2 associate a questi oggetti digitali e cercare in qualche modo di bilanciarle con progetti di carbon offsetting. Quindi noi abbiamo, diciamo, deciso di lanciare questo messaggio che incoraggiava l'utilizzo della tecnologia ma in maniera responsabile, cercando di dimostrarlo. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato questo manifesto all'interno di un NFT, quindi sono andato a cercare il manifesto, lo riuscite a leggere solo se accedete all'NFT. Abbiamo scelto una piattaforma, una blockchain che si chiama Stratis, che al momento a marzo sembrava essere una di quelle più performanti dal punto di vista energetico. Abbiamo deciso di non metterlo in vendita come NFT, perché nel momento in cui lo metto in vendita, paradossalmente questo NFT potrebbe avere n.000 transazioni negli anni a venire, quindi io non riesco a capire qual è l'impatto ambientale di quell'oggetto. Quindi abbiamo detto, lo mettiamo non in vendita, così sappiamo che abbiamo creato un contratto nella blockchain, una transazione. A quel punto un'idea e letteratura di quanti chilogrammi di CO2 abbiamo causato, ce l'abbiamo. E noi praticamente abbiamo bilanciato l'impatto ambientale di quel singolo NFT andando a collaborare con una società italiana che è fortissima, si chiama Tridom, che loro fanno, è stata la prima startup al mondo che fa digital planting of trees. Per cui sostanzialmente io posso acquistare da loro una pianta, loro mi piantano una pianta tipicamente in paesi di via di sviluppo, ti dicono quante emissioni di CO2 va a catturare quella pianta nel corso dei prossimi 10 anni, è geolocalizzata, per cui è tracciabile dove sta la pianta, con tanto l'immagine satellitare, crea anche l'impatto sociale perché utilizzano popolazioni locali per andarla a piantare. E quindi diciamo, abbiamo dimostrato che era possibile fare un progetto NFT in maniera più sostenibile. Allora, questo perché parlo di questo? Perché voi che chiaramente siete una società tecnologica, mi immagino come il metaverse, inizierete a un po' ragionarci, no? Allora, anche qui, no, io ho speso 2 mesi a cercare di capire che erano le blockchain e gli NFT e credo di non esserci riuscito. Però, diciamo, sono incuriosito dalle nuove tecnologie, sono incuriosito dal metaverse, eccetera. In realtà, diciamo, tutto quello è un mondo digitale, che ha un impatto cioè, ha un impatto energetico e un impatto ambientale collegato, e che in questo momento viene in qualche modo sottovalutato. Quindi questo secondo me, diciamo, diventa un tema, interessante per il futuro, cioè andare a ragionare su cose come il metaverso anche in chiave di sostenibilità. Quindi insomma qui ci sono un po' di opportunità di business, perché per esempio uno dei progetti che io sto facendo adesso è un progetto di carbon assessment di una blockchain, perché in questo momento diciamo qual è il carbon, no, se, qual è la carbon performance delle blockchain in maniera reale nessuno lo sa. La cosa peggiore è che in questo momento le emissioni di questo tipo di digitale sostanzialmente scompaiono dagli assessment delle aziende, cioè l'Enel che ha un
un carbon assessment certificato con science-based targets approvati da third party, eccetera, eccetera, eccetera. Se oggi va a utilizzare NFT e cryptocurrencies, tutte quelle che sono le emissioni associate a quell'utilizzo scompaiono dai criteri attuali di assessment delle emissioni di CO2. E quindi, diciamo, nel momento in cui noi andremo sempre a costruire più questo tipo di strumenti digitali, questo problema ce lo dobbiamo porre, cioè perché l'azienda come Enel, che mi fa il claim di essere net zero 2030, net zero 2050, e prima o poi dovrà gestire il problema delle emissioni associate a queste cose, no? Quindi, secondo me, voi come società che lavora in questo mondo avrete tutta una serie di stimoli su queste tematiche, cioè qual è l'impatto sostenibile di tutta una serie di tecnologie che utilizziamo nel digitale e il ruolo che il digitale può avere nel, diciamo, aumentare la performance di sostenibilità delle aziende. Grazie Paolo. Un'ultimissima domanda prima di lasciare spazio ai colleghi che ci seguono qui in sede e da remoto. Ritornando un po' al tuo vissuto personale e professionale, in un'intervista hai dichiarato che uno dei tuoi sogni sarebbe quello di tornare in Italia e magari fondare una business school nella tua terra nativa, Perugia. Ecco, ritieni sia fattibile, realizzabile nel medio periodo? Ah, quello lì mi racconto un aneddoto. Quello lì, diciamo, in realtà è stata un po' una battuta che io ho fatto con quel giornalista del Sole 24 Ore quando mi intervistava. Una battuta che ha causato uno tsunami, perché quando è uscito questo articolo famoso dove il Sole 24 Ore intitolava l'italiano nel 40 più influente al mondo, quando la gente ha iniziato a leggere che c'era questa idea che io volevo fare una business school in Umbria, nelle 2 settimane successive, non ne esagero, ma me l'hanno contattato 80 persone, da chi mi offriva castelli per fare la scuola, chi mi offriva di finanziarla, chi mi offriva di fare qualcosa. È stato uno tsunami. Io in realtà, diciamo, la battuta che avevo fatto col giornalista, diciamo, un po' scherzando, un po' serio. Allora, l'idea di fare una business school mia in Italia, ogni tanto ci penso. Non tanto, diciamo, come desiderio personale, quanto come opportunità di mercato che vedo in Italia per fare una business school, nel senso che in Italia noi abbiamo un'offerta della business education che è molto particolare, perché sostanzialmente abbiamo 3 scuole in questo momento che sono realmente di un calibro internazionale sulla business education, che sono la Bocconi, il Politecnico di Milano e la LUIS di recente. Sono le uniche 3 che hanno degli accreditamenti internazionali. Poi ce ne sono altre che fanno belle cose, Bari, Torino, Bologna, Roma, però diciamo fondamentalmente di un certo livello sono queste 3. E poi diciamo se uno va a vedere anche a livello di reputazione, oggi devo dire a livello internazionale Bocconi ha una standing molto più alta delle altre. E quindi c'è una situazione interessante, perché noi sostanzialmente abbiamo 3 grosse business school che fanno belle cose dislocate tra Milano e Roma. Se voi prendete un paese, diciamo, di popolazione similare in Europa, come la Spagna ha almeno 6 top business school di calibro internazionale. Se voi andate a prendere la Germania, ne ha almeno 6, 5-6. Se andate a prendere la Francia, ne ha qualcuna di più, forse almeno 7-8. Se andate a prendere l'Inghilterra, ce ne sono almeno 30 di calibro internazionale. Allora, lì, secondo me, c'è un'opportunità di mercato, cioè, diciamo, in questo momento abbiamo tanti italiani che vengono a studiare a Londra e che vanno a studiare in Spagna, perché effettivamente per un ragazzo di Bari, andare a studiare a Milano, andare a studiare a Barcellona o a Londra, non cambia poi così tanto. E quindi diciamo, secondo me c'è l'opportunità di fare una scuola importante nel centro sud Italia, e di questo ne sono straconvinto. Secondo me c'è anche diciamo, l'opportunità probabilmente di fare qualcosa di innovativo, perché per esempio sul tema dell'online education, ancora in Italia, diciamo, Bocconi, Politecnico di Milano sono molto poco attive nel mondo dell'online education, mentre in Europa abbiamo tutta una serie di scuole che sono andate molto forte sull'online education. No? Pur diciamo, ogni tanto ci penso, l'idea mi stuzzica perché così pensando un po' in maniera imprenditoriale ne vedo le opportunità.
Poi, diciamo, all'atto pratico, in questo momento ho dei progetti che mi piacciono su Londra, ho la famiglia su Londra e quindi, diciamo, fa sì che poi così ci penso e rimane il pensiero al momento, perlomeno al momento. Allora Paolo, ci stiamo avviando ormai verso la conclusione di quello che è il tempo a nostra disposizione. Prima di lasciare le domande ai colleghi, una piccola curiosità da parte mia. Abbiamo parlato della sostenibilità calata nelle grandi realtà. Cosa possiamo fare nel nostro piccolo invece, parlando da singoli individui? Ma da singoli individui sicuramente innanzitutto, perché poi diciamo, sì, c'è un tema di, nell'ambito aziendale di strategia, c'è un tema di top management che deve no, avere una visione su queste tematiche, però poi a tutti gli effetti in qualunque dipartimento di un'azienda uno diciamo, può iniziare a ragionare su temi di sostenibilità, no? Allora, qual è la complessità? Faccio un esempio, qualcuno che sta nel mondo degli acquisti, ok? Io prima compravo, perché sapevo che dovevo comprare qualcosa, con un obiettivo che era quello di minimizzare il costo di quello che compravo, probabilmente con certi parametri di qualità, ok? Quindi utilizzavo, diciamo, due KPI, cioè prezzo e qualità di quello che volevo comprare. Questo perché? Perché ragionavamo in un modo di fare impresa dove sostanzialmente l'obiettivo ultimo era profitto. E quindi diciamo, ragionavo in una. Avevo un approccio al decision making che era puramente focalizzato sul, diciamo, sul tema di economia. Nel momento in cui io ti dico, guarda, che la tua decisione in realtà dovrebbe tener conto di quello che è l'impatto ambientale di quello che stai comprando e potenzialmente l'impatto sociale di quello che stai comprando, io ti sto innanzitutto rendendo l'acquisto più complicato, perché tu hai un problema da risolvere. Che ha più variabili. E quindi devi riuscire a trovare una soluzione che funziona anche dal punto di vista economico, perché questa diciamo è un'altra cosa da tenere in mente, che la sostenibilità in primis è economica, cioè nelle aziende for profit l'obiettivo è fare profitto. Quindi se voi fate una scelta di sostenibilità che impatta negativamente sui costi, e quella è una scelta probabilmente sbagliata, cioè uno deve riuscire a gestire quel trade-off in maniera intelligente. Allora, l'esempio che faccio sempre qual è? Se voi prendete il report di sostenibilità della Apple, a un certo punto vi raccontano che grazie alla loro packaging reduction strategy hanno iniziato a impiccolire il packaging degli iPhone, per cui quando avevamo comprato l'iPhone 1 era un packaging di queste dimensioni, oggi comprate l'ultimo 13 è un packaging di queste dimensioni. Ti dicono perché lo stanno facendo? Loro ti dicono guarda, lo stiamo facendo perché riusciamo a mettere più box in un container quando li spostiamo in giro per il mondo e di conseguenza le carbon emissions per unit della logistica vengono ridotte drammaticamente, per cui se su un container anziché mettercene 5.000 ce ne riesco a mettere 10.000 perché ho ridotto le dimensioni, ho tagliato della metà le carbon emissions per unit. Ti dicono che così facendo risparmiano anche diciamo l'impatto sul ca carta, cartone, eccetera, eccetera. Quello che però non ti dicono è che chiaramente quando tu riesci a mettere il doppio container, non hai tagliato solo la metà le carbon emissions, hai tagliato anche il costo della logistica per unit. Allora, quella lì, diciamo, la possiamo chiamare una decisione di sostenibilità, una soluzione intelligente. Secondo me è una soluzione intelligente, perché ho fatto qualcosa che risparmia soldi alla mia azienda e allo stesso tempo ha migliorato, diciamo, la performance ambientale della mia azienda e sto salvando il pianeta. Allora, quando parliamo di sostenibilità, non parliamo di scelte stupide, parliamo di scelte che tendenzialmente sono intelligenti. Quindi quello che uno dovrebbe iniziare a fare è dire, ok, nel mio operato giornaliero ci sono delle scelte che posso provare a ripensare? Cioè, questa è la prima domanda che uno dovrebbe porsi. Cioè, se io sto nella logistica, se io sto negli acquisti, se io sto nella tecnologia, posso pensare a qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso? Che abbia un impatto positivo sulla performance finanziaria della mia azienda, ma anche positivo perché aumenta la performance ambientale e sociale? Ecco, il primo step è iniziare a porsi quella domanda. Siccome
tendenzialmente dentro l'azienda ci sono tante persone intelligenti, nel momento in cui uno pone la domanda, le risposte le trovi, però devi iniziare a porre la domanda. Ok, grazie. A proposito di domande, se qualcuno c'ha qualche curiosità. Vai. Ok, spesso sei stato definito un cervello in fuga. Leggendo alcune interviste, ovviamente tu non ti immedesimi e definisci come tale, però una domanda. In che modo, secondo te, è possibile trattenere i giovani talenti sul territorio nazionale? Questa, diciamo, la domanda la ricevo quasi ogni volta. Diciamo che sono abbastanza preparato sulla domanda. Allora, dico sempre che il termine cervello in fuga, il concetto che ci sta dietro, secondo me è tutta una narrativa sbagliata. Allora, in primis mi dà molto fastidio perché non mi sono mai sentito in fuga. Quindi già sta parola fuga, che sembra che uno scappa da qualcosa, mi dà fastidio perché io in realtà, diciamo, non sono scappato da Italia. Ho fatto una scelta di andare all'estero perché avevo in mente di fare delle cose che mi serviva di essere all'estero per farle. Non mi sono mai sentito in fuga. Quindi magari, diciamo, ci sono casi di persone che forse sono andate via in fuga, ma non è stato perlomeno il caso mio. È vero, diciamo, che c'è stata una perdita in massa di cervelli dall'Italia. Quindi io vi do un dato che quando io ne sono venuto a conoscenza mi ha veramente sconvolto. Io sono arrivato a Londra nel 2012. Nel 2012 a Londra arrivavano 2.500 italiani al mese. Solo italiani, 2.500 italiani. Nel 2012 sono stati 27.000 italiani che sono arrivati a Londra. Poi dopo ce ne sono altri che sono stati in altri paesi. Se uno va a vedere, perché questo diciamo hanno fatto degli studi l'ambasciata e il consolato, le qualifiche di quelle persone erano persone molto qualificate. Ora, alcuni diciamo arrivavano su lavori che non erano pari alle qualifiche che avevano. Quindi la storia diciamo dell'italiano che fa il cameriere a Londra, eccetera, è vera, purtroppo, ma è vera perché magari arrivava a Londra non parlando inglese. Però arrivava con laurea in ingegneria, quindi tendenzialmente quella persona dopo 2 anni lavorava da ingegnere a Londra. Perché la narrativa secondo me è sbagliata? Perché se perdiamo magari ecco, 27.000 italiani che vanno a Londra durante l'anno, sì, probabilmente c'è un problema di fondo. Però secondo me il problema non è tanto la fuga, è la non circolarità dei cervelli. Cioè quello che a me preoccupa di più non è i 27.000 che escono. Sono i 27.000 che non arrivano. Cioè, perché da Londra non vengono in Italia? Perché dalla Germania non vengono in Italia? Perché dalla Francia non vengono in Italia? Quello è il vero problema. Vuol dire che noi abbiamo diciamo, non siamo attrattivi come mondo professionale. Cioè, noi siamo attrattivi come qualità della vita, siamo attrattivi come bellezze naturali, siamo attrattivi per il turismo, però una persona qualificata che vuole fare una carriera internazionale non pensa all'Italia per fare quel tipo di carriera. O diciamo quelli che pensano all'Italia magari ragionano su posti molto localizzati come possono essere Milano. Quindi lì c'è un problema. Cioè, secondo me diciamo qual è il problema? Io quello che ho vissuto perlomeno in prima persona è tradotto forse in maniera più semplice, che siamo un po' come meritocratici. Cioè, anziché diciamo dare spazio alle persone sulla base del merito, abbiamo tutta una serie di logiche che sono l'età, il sesso, l'amicizia, il politico, cioè tutta una serie di cose che sono talmente sistemiche in Italia per cui tu non riesci a emergere se hai le carte per emergere. E quello diciamo come lo rompiamo quel meccanismo non lo so. E forse non lo romperemo mai, e forse va bene così perché siamo un bel paese uguale. Sicuramente diciamo ci sono dei tentativi, cioè adesso ci sono stati tanti colleghi, per esempio, che da Londra ho visto rientrare sull'Italia perché in questo momento
per chi come me sta all'estero c'è una grossissima convenienza fiscale per tornare in Italia, perché sostanzialmente non paghi tasse per quasi 10 anni. Che considerato le tasse per tornare in Italia, non pagare tasse per 10 anni vuol dire avere, diciamo, un bel beneficio. E quindi, diciamo, quello che un po' mi preoccupa è che vedo tante persone che tornano per il motivo sbagliato. E la cosa che mi preoccupa ancora di più è che ho visto colleghi andare via da Londra per il beneficio fiscale 2 anni fa che iniziano a rientrare. Perché? Perché chiaramente nel momento in cui uno è abituato a vivere il mondo, ad esempio, il mondo dell'impresa di Londra, vivere a Roma ha delle dinamiche completamente diverse. E quindi diciamo, cioè, pensate a me, no? Io se dovessi rientrare in Italia dovrei fare un concorso nazionale, dovrei arrivare su una business school con uno stipendio che sostanzialmente è fissato dallo Stato, che sarebbe, non lo so, un quarto di quello che ho in Inghilterra. Dovrei sostanzialmente probabilmente trovarmi a gestire tutta una serie di situazioni baronali tipiche dell'università italiana. A Londra, diciamo, dove è un mercato libero, un po' tipo fantacalcio, tu professore ti sposti, puoi negoziare il tuo salario, puoi portarti dietro le tue persone, cioè tutto un mucchio di... Quindi è complicato, proprio che la narrativa sia sbagliata, perché si ragiona solo su quelli in fuga. A me, diciamo, a me c'è stato un giornalista che parlando di me ha detto: Paolo è un cittadino del mondo che parla italiano, che è una definizione che mi piace tantissimo, cittadino del mondo che parla italiano. A me, diciamo, io mi sento molto globale, cioè, ci credo molto su questo, mi sento molto europeo, cioè, ci credo molto su questa cosa delle carriere, delle esperienze di vita internazionali. Per cui a me l'italiano che va via non mi fa particolarmente impressione, però vorrei che fosse circolare la cosa. Il fatto che non lo è, credo che sia un problema, perlomeno su cui ragionare. Altre domande, interventi? Qualcuno? Angela? Facciamo una o due domande. Allora, intanto grazie Paolo per quello che ci hai detto, molto interessante. E una domanda, il tema della sostenibilità. Mi incuriosisce il fatto che tu abbia detto, hai parlato di Enel, hai parlato del singolo, Adelaide ti ha fatto una domanda specifica sul singolo, quindi il panorama è chiaro, no? Cosa dobbiamo fare è chiaro, però diverse reazioni a livello mondiale agiscono e si comportano, hai parlato della Cina e degli investimenti sul carbone ancora attualissimi, diverse nazioni girano a velocità completamente diverse. La Cina ha un potenziale enorme se paragonato a quello delle altre nazioni. Come si combinano questi concetti? Faccio fatica a capirlo. Grazie Paolo. Domanda complessa, cioè potremmo fare un'ora solo su questa, adesso cerco di risponderla in maniera veloce. Allora, innanzitutto, cioè, se ci focalizziamo adesso solo sul tema ambientale e emissioni di CO2 e cambiamenti climatici. Prima cosa, c'è un concetto di responsabilità che dobbiamo accettare. Cioè, se noi guardiamo ai paesi che oggi inquinano in termini di emissioni di anidride carbonica, il 33% delle emissioni di anidride carbonica vengono da due paesi, Cina e India. Ok? E questo, diciamo, innanzitutto vuol dire che se facciamo qualunque tipo di politica globale sul tema azione e cambiamenti climatici, può essere nulla se non abbiamo questi due paesi dentro. Quindi, diciamo, alcuni meeting tipo Paris, tipo COP26 sono importanti per quello. Però dobbiamo anche, diciamo, prenderci un attimo di responsabilità, perché se noi, diciamo, il fatto che questi sono i paesi responsabili delle emissioni CO2 diciamo, notizia degli ultimi 15 anni. Cioè, quelli che hanno creato il problema cambiamenti climatici non sono stati la Cina e l'India, sono stati i paesi sviluppati che l'abbiamo creato negli ultimi 150 anni. Quindi se uno va a vedere i dati cumulati, il problema l'abbiamo creato noi, non loro. Adesso non lo riusciamo a risolvere se non abbiamo loro nel progetto. Quindi, innanzitutto c'è una situazione geopolitica complicata legata a questo.
diciamo quindi tutto quello che succede in questi grossi eventi tipo Edimburgo, tipo Glasgow, è diciamo trovare un equilibrio dove i paesi sviluppati devono provvedere la finanza affinché i paesi in via di sviluppo riescano ad andare nella direzione giusta, perché chiaramente produrre energia da solare anziché dal carbone ha un costo più alto ancora ad oggi. E quindi diciamo, se io sono meno sostenibile, tendo ad essere magari più competitivo sul mercato, mi costa meno, però creo un problema da un'altra parte. Quindi devi trovare una collaborazione. Sul fronte aziendale in realtà le cose iniziano a cambiare, cioè per esempio su temi ambientali anche la Cina inizia a spingere forte. Prima di venire qua oggi alle 3 avevo una call con l'Imperial College dove ancora collaboro, lì stiamo facendo un progetto di training su temi di sostenibilità a uno dei più grossi gruppi assicurativi asiatici. Quando prima parlavo di upskilling, ecco, tanto per darvi l'idea, loro hanno diciamo un piano di sostenibilità, stanno facendo upskilling sul tema ESG a 24.000 dipendenti, quindi faremo un training per 24.000 dipendenti, fanno il training al Global Board, fanno il training ai board member di tutti i paesi asiatici dove opera. Quindi è un'azienda che inizia, no, a ragionare in maniera strategica sul tema. Se uno va a cercare città sostenibili, forse non le trovi in Italia, le trovi in Cina. Quindi diciamo, su alcune cose anche lì è un po' un falso mito, cioè ci sono alcune cose che funzionano bene in Cina, altre tipo la qualità del lavoro nelle fabbriche, soprattutto di certi settori industriali, lì ho problemi grossi. Quindi dobbiamo portarceli dietro, però è anche vero diciamo che qualcuno deve settare l'esempio. E secondo me diciamo l'approccio intelligente è che le aziende occidentali, comunque anche per tutta una serie di motivi, pressione del governo, dei clienti, dei consumatori, vengono viste un po' come quelle che devono essere first mover sul discorso, quindi è un equilibrio da gestire. Però diciamo pensate sempre che oggi il business è molto globale, per cui diciamo nel momento in cui l'Enel inizia a spingere sul tema sostenibilità, si porta dietro anche un impatto sui fornitori energetici in Asia. Quindi ci sarà magari un delay di alcuni anni, che è problematico perché dobbiamo agire velocemente sul problema, però diciamo ha comunque un effetto su scala globale. Ok, qualcun altro voleva fare un brevissimo intervento? Ahimè, il tempo è tiranno, quindi ci sarebbe piaciuto dialogare ancora con te. Ci teniamo a ringraziarti Paolo per aver condiviso con noi le tue conquiste, i tuoi progetti futuri. Ti auguriamo un grosso in bocca al lupo per appunto per i tuoi progetti futuri. Grazie per l'ospitalità. Paolo. Grazie a te.